Siamo con Vito Cozzo, buongiorno Presidente, grazie per la disponibilità. Il mondo del nuoto è un mondo che in questo momento sta sentendo fortemente la crisi energetica, come tante altre discipline, ma con un peso più importante. Ovviamente il valore sociale dello sport, lei ci insegna e ne ha parlato in più occasioni, è un po' messo in discussione. Ma conosciamo bene il settore del nuoto, con la federazione nuoto abbiamo organizzato gli europei di nuoto che sono stati veramente un'occasione straordinaria di sport e di emozione, e questo è un movimento sportivo in crescita che purtroppo sta pagando le conseguenze del caro energia. Ecco, questo è un problema generale del paese, ma che riguarda in particolare il mondo del nuoto, quindi io spero che veramente il nuovo governo voglia farsi carico di un settore che è strategico da ogni punto di vista, in particolare sotto il profilo sociale della salute. Noi di Sport e Salute condividiamo la filosofia della promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Il nuoto è importante per i bambini, mio figlio nuota, io nuoto e so quanto valga sia in termini di crescita dei nostri figli, ma anche per mantenere la nostra qualità della vita e il nostro benessere. Quindi è importante che il nuovo governo si faccia carico di un settore che soffre più di altri, soprattutto adesso che inizia la stagione invernale. Quindi sono fiducioso che con la responsabilità e il senso del dovere che caratterizzerà i nostri prossimi governanti saranno previste misure adeguate per far crescere un settore che sta crescendo sotto il profilo agonistico, e quindi questo comporterà fortunatamente una crescita anche dei praticanti che vorranno emulare i grandi campioni, e quindi siamo fiduciosi, però ecco, siamo anche consapevoli che vanno assolutamente previsti degli interventi, e da parte di Sport e Salute c'è la massima attenzione, perché i centri sportivi, le palestre, le piscine, le società sportive, le associazioni sportive dilettantistiche sono veramente l'ossatura civile e sociale del nostro paese, e quindi va sostenuta. È una ricchezza unica che abbiamo qui in Italia, e è un bene prezioso che dobbiamo tutti accompagnare anche nei momenti difficili. Grazie.